Cari telespettatori di Forum TV, oggi ci troviamo nella splendida Urbino perché una nota azienda del territorio, la Midor, presenterà il calendario 2022. Allora andiamo subito a conoscere i protagonisti e soprattutto a scoprire le novità del nuovo calendario. Maurizio, un'iniziativa che prosegue, che è stata confermata anche per questo 2022, con l'obiettivo principale di promuovere il territorio. Sì, certamente. Noi da quando siamo nati, dal 1982, abbiamo sempre cercato di divulgare il nostro territorio, perché noi viviamo qui, ci stiamo spopolando ed è giusto ed è corretto che facciamo vedere le nostre bellezze, perché c'è tanto. E abitando in un territorio così vasto, con poca densità di popolazione, secondo me siamo molto privilegiati. La pandemia ce lo sta dimostrando, perché in qualche maniera riusciamo a difenderci un po' meglio. Ovviamente siamo coinvolti anche noi. E questa iniziativa noi ci crediamo molto, perché se tutti quanti entrassimo in questa mentalità, quando facciamo il calendario, stampiamo deplici aziendali delle varie attività, divulgassero i valori e i punti di forza del nostro territorio, sarebbe un grande business che costerebbe praticamente niente a tutti, tanto qualche immagine tocca metterla. L'azienda Midor, tra l'altro, quest'anno compie 40 anni, avete affrontato e superato anche questi difficili momenti di pandemia. Qual è il segreto del successo? Innanzitutto speriamo che siamo arrivati veramente alla fine di questa pandemia, speriamo di riuscire a superarla bene. Comunque il segreto è perché stare molto vicini al territorio, alla gente, e cercare di capire ciò che può interessare, perché oggi il mondo è saturo di prodotti, qualsiasi natura, qualsiasi genere. Noi siamo sempre a contatto con chi applica i prodotti, proprio per cercare di vedere qual è la nicchia, qual è il prodotto che ancora, nonostante l'affluenza, può mancare, può interessare. Dialoghiamo continuamente col territorio e gli operatori. Ecco, quindi siete sempre stati attenti alla natura, al cibo, all'aria soprattutto, e in questi ultimi periodi anche dal punto di vista della sanificazione. Sì, certamente. Noi abbiamo fatto proprio un prodotto proprio per sanificare l'aria, che proviene dall'aria del Furro. Ci siamo ispirati molto al Furro, nostro grande paesaggio, nostro grande, diciamo, bellezza naturale, ma è anche un punto incontaminato. E abbiamo fatto proprio un sanificante Sanisfere e Aria del Furlo, ispirato dall'aria, dall'ossigeno che c'è nell'aria, per divulgarla a tutte le nostre vie respiratorie. Sono oli essenziali che si ispirano anche dal sottobosco, e gli oli essenziali sono molto batterostatici e battericida, e contribuiscono molto, soprattutto questa ultima variante che colpisce le vie respiratorie partendo dalla gola, tipo tea tree oil, eccetera, contribuisce molto a tenere sanificate tutte le vie respiratorie. Ivan, responsabile della comunicazione dell'azienda Midor, ma anche ideatore e responsabile di questo calendario che quest'anno si concentra sulla città ducale. Sì, abbiamo voluto riprendere un qualcosa che noi realizzavamo da tanti anni, il classico calendario che davamo in omaggio a tutti i nostri clienti, e rivestirlo di una grafica nuova, di un'idea nuova, per dar valore a un qualcosa. In questo caso il nostro qualcosa è la provincia di Pesaro Urbino, perché è la sede dell'azienda dove noi operiamo da 40 anni, e quindi abbiamo pensato, o anche pensato, di valorizzare il territorio, perché è giusto anche dare qualcosa in cambio al territorio, non solo prendere. Quindi siamo partiti l'anno scorso con Fermignano, il calendario 2021, con tutte le foto di Fermignano, e quindi, visto il successo, abbiamo ampliato il progetto per il 2022 con il comune di Urbino. Perché ho pensato al comune di Urbino? Perché, essendo il comune vicino, co capoluogo di provincia, era doveroso dedicarlo ad Urbino. Ho incontrato il sindaco, i vari responsabili ci hanno accordato il permesso e ci hanno fornito le immagini, quindi un doveroso ringraziamento va anche al sindaco di Urbino, Maurizio Gambini, e al responsabile, il dottor Cavalera. Ci sono anche delle novità però sul calendario 2022. Sì, praticamente il nostro calendario non è formato dai cosiddetti 12 mesi, ma è formato da 24 mesi.
perché ovviamente 24 mesi, per noi 24 mesi li abbiamo dovuti fare, cioè realizzare graficamente uno a uno, quindi sono stati 24 mesi, ma sono 12 mesi perché il calendario per ogni foglio è diviso in due facciate. La prima facciata abbiamo dato priorità all'immagine di Urbino con piccolo spazio ai numeri, mentre per i vecchi, diciamo, utilizzatori o più gli abitué del calendario cartaceo si può utilizzare il calendario per scrivere con meno priorità all'immagine, quindi abbiamo accontentato entrambi. Quante copie sono state stampate? Ne abbiamo stampate 15.000 copie in formato da muro, questo formato qua, e 15.000 copie in formato da tavolo, che distribuiamo e distribuiremo in omaggio, quindi gratuitamente, a tutti i nostri clienti in Italia e anche all'estero, perché abbiamo diversi partner, diversi grossisti che distribuiscono in Europa. È possibile acquistare anche attraverso il vostro sito internet? Esatto, potete acquistare anche tramite il nostro sito midor.it, e facendo anche un piccolo ordine troverete all'interno il nostro calendario. Nel nostro punto vendita di Fermignano ci sarà il calendario, poi ho personalmente consegnato in comune e alle varie associazioni ad Urbino il calendario da noi stampato, quindi potete prenderlo gratuitamente richiedendolo. Maurizio, lei da circa 2 anni ormai cura la grafica dell'azienda, su che cosa puntate? Noi adesso stiamo puntando a rialzare un pochino l'immagine dell'azienda, quindi a migliorare tutto il discorso immagine e marketing dell'azienda, quindi stiamo cercando anche di alzare il livello, diciamo, delle immagini, di tutto quello che facciamo. Qui un esempio, il calendario che comunque ha seguito più Ivan, però insomma è un calendario che punta al territorio, non solo all'immagine del prodotto, diciamo più al territorio dell'immagine del prodotto, perché diciamo per noi è molto importante il territorio dove viviamo, infatti abbiamo dei prodotti anche dedicati completamente al territorio, quindi insomma cerchiamo di fare questo, diciamo, in questo periodo. Il calendario è sempre un continuo che stiamo prolungando da anni sui paesi, diciamo, qui del territorio, per valorizzare, come dicevo, il territorio, perché comunque crediamo molto nel territorio, nelle risorse che può dare il nostro territorio, quindi anche il calendario è stato stampato da Tipografia di Fermignano, che appunto sono molto bravi, Rotograph, e quindi cerchiamo di valorizzare anche chi lavora per il nostro territorio. Una collaborazione che ormai va avanti da tempo, però quest'anno vi siete occupati appunto della stampa. Quali sono le novità e che cosa ne pensate di questo progetto? Ma noi abbiamo accolto con grande onore e orgoglio l'invito di Midor a diventare partner di questo progetto per la valorizzazione del territorio, ma oltre la novità che il prodotto è stato sviluppato anche per una maggiore fruizione dell'utilizzatore finale, con addirittura 24 mesi e non solo 12, proprio perché in uno c'è una maggiore predominanza dell'immagine, mentre nell'altra c'è una maggiore possibilità di utilizzo del calendario stesso, proprio un po' come lo utilizziamo noi nelle nostre case, potendo prendere appunti e segnare i propri impegni. Tecnicamente invece è stato utilizzato del materiale, le carte utilizzate sono tutte carte certificate provenienti da foreste rinnovabili, anche perché sia Rotograph che ovviamente Midor, oltre a essere attenti e ad avere l'intenzione di promuovere il territorio, sono e siamo anche attenti alla sostenibilità dei prodotti che utilizziamo e che prepariamo e produciamo, e da qui, ecco, le cellulose che provengono proprio da questo tipo di situazioni rinnovabili. Sindaco, un'azienda del territorio che promuove quest'anno il comune di Urbino, quindi anche dal punto di vista turistico. Sì, senz'altro, è un modo per comunicare la nostra città. Chiaramente ci fa molto piacere che un'azienda come Midor abbia così scelto la nostra città e andrà in migliaia di copie dai suoi clienti, che quindi chiaramente è sempre un modo per promuovere, per far vedere la nostra città, sperando di poter aspettare tanta gente quando questa pandemia ci lascerà definitivamente, speriamo presto. Quindi ecco, siamo soddisfatti di questa scelta che ha fatto questa azienda.